Buongiorno a tutti, giovedì 26 novembre, oggi abbiamo da iniziare lontani ma vicini con una persona che abbiamo conosciuto, abbiamo parlato a conoscere la scorsa settimana, Mauro Tosoni. Buongiorno Mauro, ce l'abbiamo già collegato con noi. Eccolo qua, Tosoni è Tosoni Auto. Ciao, di Luca, fatto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tosoni Auto, quindi del che ha un gruppo di marchi da vendere, quindi Nissan, Seat e Cupra, e è qui con la Cupra Formentor alle sue spalle, questa macchina splendida che abbiamo citato anche la scorsa settimana e che andremo a vedere meglio nei prossimi minuti. Allora, buongiorno Mauro, dimmi un po' tutto. Ciao Luca, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui dal nostro Cupra Garage ad Isola d'Arbia in Viale Mengozzi, dove abbiamo registrato l'evento digitale di presentazione che andrete a vedere fra pochi minuti, con un ospite d'eccezione che è Bernardo Corradi, di cui vedrete il saluto. Insieme a me c'è Simone, Cupra Master del nostro Cupra Garage. Buongiorno a tutti, sono Simone, Cupra Master, sono qui per darvi tutte le informazioni, godetevi pure il video, ci vediamo dopo per i saluti. Benissimo, allora ci vediamo tra pochi minuti alla fine del servizio, del lungo servizio che abbiamo appunto estratto dall'evento Cupra. Allora, possiamo dare il via al servizio. Buon pomeriggio e benvenuti all'evento di presentazione di Cupra Formentor. Io sono Cristina Cellai e avrò l'onore di accompagnarvi in questo viaggio alla scoperta del mondo Cupra. Ci troviamo oggi nel Cupra Garage Tosoni Auto a Siena e do il benvenuto al padrone di casa, Mauro Tosoni, e al Cupra Master Simone Marzuoli, che ci accompagneranno e ci sveleranno tutti i segreti e le curiosità di Cupra Formentor, questo nuovo SUV coupé dall'animo davvero sportivo. Passo ora la parola a Mauro, che ci presenterà come è nato il sodalizio con Cupra e soprattutto la condivisione di valori tra questo marchio e la sua storica concessionaria. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Avremmo senza dubbio voluto presentarvi e farvi scoprire di persona Cupra Formentor, il SUV coupé dal DNA 100% Cupra, che rappresenta la sintesi perfetta di tecnologia, performance e design all'avanguardia. Non essendo stato possibile, abbiamo scelto di organizzare un evento di presentazione tutto digitale. Non per questo siamo meno emozionati, anzi, oggi per noi è un grande giorno perché inizia l'avventura a fianco di Cupra, un altro passo molto importante nella storia della nostra azienda. Cupra è un brand nuovo, in rapidissima ascesa, è con grande orgoglio che gli diamo il benvenuto nella famiglia di Tosoni Auto. Cupra non è solo un nuovo marchio automobilistico, ma è un'interpretazione contemporanea della sportività e della sostenibilità, caratterizzata da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed altre prestazioni. Cupra nasce e si sviluppa intorno ai valori di design, sportività, innovazione e unicità, e dà vita a vetture dall'animo sportivo e contemporaneo, che ridefiniscono completamente il significato di performance, e fin da subito abbiamo condiviso e ci siamo riconosciuti in questi valori. Molti di voi avranno sentito nominare il brand Cupra, visto spot in TV, online, ma da oggi potrete venire nel nostro Cupra Garage a scoprire cosa vuol dire realmente far parte del mondo Cupra.
un marchio rivolto al futuro, sempre alla ricerca di alte performance, proprio come noi di Tosoni Auto. Mauro, un grande passo per la vostra azienda, coraggioso, soprattutto in questo momento che non è proprio rassicurante. Che cosa ti ha spinto verso questa avventura? Beh, la domanda mi è rivolta al singolare personalmente, ma vorrei coinvolgere nella risposta tutto il nostro team, in particolare il team Cupra, ringraziando ognuno di loro per la passione che ci mettono quotidianamente, curando la perfezione di ogni dettaglio. E vorrei risponderti proprio partendo da questi due concetti: passione e cura dei dettagli. Sono aspetti che abbiamo apprezzato fin da subito, fin da quando ci hanno presentato il progetto Cupra, molto più di un semplice marchio automobilistico. La coerenza tra progetto e realizzazione, la capacità di coniugare temi contemporanei, quali sostenibilità e sportività, attraverso il carattere inconfondibile del suo stile e l'avanguardia del design. Ecco, coerenza, passione, raffinatezza, cura dei dettagli, parlano al successo. Non potevamo noi di Tosoni Auto non accettare questa sfida, non potevamo non far parte di Cupra con il nostro Cupra Garage a Siena. Grazie Mauro per averci introdotto e presentato Cupra, questo nuovo marchio che da oggi potete trovare qui da Tosoni Auto. Ma entriamo ora nel vivo dell'evento e andiamo a conoscere meglio la vera protagonista, Cupra Formentor. Per farlo abbiamo con noi Simone Marzuoli, Cupra Master di Tosoni Auto, che ci illustrerà tutte le caratteristiche principali di questo SUV sportivo, rispondendo anche alle domande che ci avete inviato nei giorni scorsi sui nostri canali social ufficiali. Simone, come ti senti in questa nuova veste di Cupra Master e voglio sapere, sei già stato conquistato dal mondo Cupra? Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Sono molto orgoglioso di potervi presentare questa vettura perché io per primo ne sono rimasto affascinato quando l'ho vista per la prima volta ed ho potuto apprezzarne tutte le caratteristiche. Finalmente possiamo ammirare dal vivo Cupra Formentor. Che cosa la rende così unica? A rendere questo modello unico sono sicuramente il design ricercato e contraddistinto da linee contemporanee. Oltre alle doti telaistiche da autosportiva che si uniscono alla sicurezza e al comfort della guida rialzata tipica dei SUV, Cupra Formentor è un'auto disegnata e progettata per coniugare raffinatezza, innovazione e sportività. L'autenticità, il dinamismo e la capacità di emozionare proprio dell'esperienza alla guida di Cupra Formentor dimostrano come si possono trovare strade alternative e prospettive nuove per affrontare la vita e viverla fino in fondo in maniera differente. E proprio questo è lo spirito Another Way di Cupra Formentor. I nostri follower ci hanno chiesto quali sono le particolarità a livello proprio di design di questa vettura. Il design di Cupra Formentor è caratterizzato da linee dinamiche e da un frontale sportivo con ampie prese d'aria. Le dimensioni sono quelle di un SUV medio e la carrozzeria è stata sviluppata per assicurare ai passeggeri uno spazio anche verticale ai vertici della categoria. Ed è proprio dalla carrozzeria che emerge la personalità di Formentor, una perfetta sintonia tra linee scolpite del posteriore che si uniscono alla luce LED continua coast to coast e il frontale robusto dove spicca il beige Cupra in una simmetria totale. Notevole anche la capacità del bagagliaio che si attesta sui 450 litri, offrendo tutto lo spazio necessario anche alla famiglia. E per quanto riguarda gli interni della vettura, cosa rende unica Cupra Formentor? Gli interni di altissimo pregio e la cura dei dettagli trasmettono tutta la personalità che caratterizza Cupra Formentor. Una volta a bordo si notano materiali di alta qualità, dettagli in rame e inserti in alluminio scuro spazzolato, progettati e disegnati per rendere l'ambiente accogliente e unico. Saltano sicuramente all'occhio le finiture color rame Cupra dell'abitacolo che ritroviamo anche nei cerchi in lega da 19 pollici. Per non parlare degli interni in velapelle abbinati a sedili sportivi avvolgenti che trasmettono una sensazione di leggerezza sottolineando al contempo l'anima racing di Formentor che emerge anche dalla presenza del volante racing con pulsanti di avviamento e di selezione della modalità di guida Cupra. L'illuminazione interna Smart Wraparound, con le sue combinazioni cromatiche e le funzioni di assistenza alla guida integrate, completa un ambiente interno distintivo e sportivo.
La plancia infine sembra sospesa, un'impressione accentuata dall'avvolgente illuminazione ambiente full LED nella parte anteriore dell'abitacolo e sulle porte, che oltre ad esaltare l'espressività del veicolo svolge anche una serie di funzioni di sicurezza, con il rilevamento degli angoli ciechi e l'assistenza in uscita dai parcheggi. Quanto è importante la tecnologia per Cupra Formentor? La tecnologia è uno dei punti di forza di Cupra Formentor. La possiamo definire driver oriented, poiché integra le più avanzate soluzioni infotainment e connettività che consentono a conducente e passeggeri di restare sempre connessi. Inoltre impiega le funzionalità più innovative in termini di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza e la percezione a 360 gradi della strada. In più ai servizi Cupra Connect è possibile interagire in diversi modi con Cupra Formentor, anche dal remoto, utilizzando l'applicazione per smartphone Cupra Connect App o il portale web My Cupra Portal. Beh, non c'è che dire, davvero una vettura sorprendente. Grazie Simone, grazie per averci presentato così nel dettaglio Cupra Formentor. Grazie a te Cristina. E non mi resta invitare tutti nel nostro Cupra Garage per venire a vedere dal vivo e apprezzare l'animo sportivo di Cupra Formentor. Ed è proprio rimanendo in tema di animo sportivo che vi annuncio una sorpresa che abbiamo preparato per tutti voi. Do infatti il benvenuto ad un grandissimo ospite, Bernardo Corradi. Buon pomeriggio Cristina, buon pomeriggio a tutti. Permettimi di ringraziare Cupra, del padrone di casa Mauro Tosoni, per l'invito a questa presentazione, alla presentazione della Formentor, e anche se in maniera virtuale sono contento di essere con voi. Bernardo, tu sei senese doc, ex calciatore di Serie A, ora opinionista TV, allenatore, imprenditore, insomma molto molto altro, e rispecchi perfettamente la filosofia Another Way di Cupra Formentor. Trovare strade alternative e prospettive nuove per affrontare la vita e viverla in maniera differente. Esatto Cristina, in effetti il claim Another Way di Cupra Formentor credo che rispecchi appieno quella che poi è stato il mio percorso una volta smessa l'attività, ma credo che poi sia il percorso che tutti gli sportivi professionisti fanno una volta smessa l'attività, perché è giusto trovare un'altra strada per affrontare tutto quello che c'è al di là del mondo sportivo e competitivo. Cupra Formentor è official car di FC Barcellona. Tutti noi sappiamo che hai avuto un'importante carriera come calciatore in Serie A, in nazionale, ma anche all'estero. Quanto è importante per uno sportivo l'attenzione ai dettagli per poter raggiungere alte performance? Beh, devo dire che l'attenzione ai particolari è stato un qualcosa che mi ha accompagnato nella mia vita sportiva da calciatore, ma adesso che sono allenatore lo capisco ancora di più, perché mentre da giocatore pensavo ai dettagli della mia prestazione singola, da allenatore devo pensare ai dettagli di 25 persone che sono nel mio gruppo squadra. Quindi devo dire che è stato un qualcosa che mi ha accompagnato, perché se uno vuole rendere al massimo, vuole avere high performance, deve per forza stare attento ai dettagli. Oggi presentiamo una vettura che, come abbiamo visto, ha tante particolarità e tante qualità. Bernardo Corradi, cosa cerca in una macchina e quali sono le caratteristiche che ti fanno scegliere un'auto piuttosto che un'altra? Devo dire che la passione per le auto ha contraddistinto soprattutto la mia, insomma, giovinezza, da quando sono entrato in età di patente. Questa passione credo si sia un po' trasmessa anche a mio figlio, perché adesso che gioca un po' alla Play sceglie solo giochi di auto e auto sportive, competitive, con altissime prestazioni appunto. E quindi è normale che le caratteristiche principali sono design, stile, innovazione tecnica, insomma tutte cose che poi ho visto e ritrovato in Cupra Formentor, e soprattutto la parte sportiva, perché c'è mio figlio che tutte le volte mi chiede: ah, ma quanti cavalli, ah, ma che tipo di cilindrata. Quindi diciamo che in casa siamo abbastanza ferrati sull'argomento. Cupra Formentor è anche official car del World Padel Tour e sarà presente nei tornei del circuito professionale di padel. Sappiamo che sei un grande appassionato di questo sport che ultimamente, dobbiamo dire, sta davvero spopolando. Come mai hai deciso di lanciarti in questa nuova sfida e cosa ti piace e ti appassiona di questo sport?
Allora, guarda, un po' mi vergogno a dirlo perché cioè, l'amore per il padel ha quasi soppiantato l'amore per il calcio, perché devo dire che adesso, se penso alla mia vita sportiva da ex professionista, non gioco quasi più a calcio, ma gioco praticamente solo a padel. Infatti cercherò di coinvolgere anche Mauro in questa passione facendolo giocare a padel. Ti dico che è uno sport stupendo, è uno sport che unisce senso di squadra, che unisce passione, che unisce competizione. Poi c'è una parte di, chiaramente essendo toscano, di sfottò, che all'interno di quattro giocatori che giocano una partita è sempre molto presente. Quindi molti calciatori e molti ex calciatori hanno approcciato questo sport, si trovano benissimo e insomma continuano a praticarlo. Quindi direi che questo è uno sport che sta prendendo molto piede. Secondo me il fatto che Cupra sia presente come official partner del World Padel Tour, secondo me è un segnale importante di visione di quello che è l'innovazione dello sport stesso. E tu, Mauro, giochi a padel? Come mai, secondo te, Cupra è così legata a padel? No, io non gioco ancora a padel, mi sto avvicinando a questo sport e magari Bernardo mi darà qualche dritta e qualche consiglio, mi ha invitato più volte a giocare, appunto. Credo che Cupra Formentor si identifichi appieno con la storia e il successo del padel, un brand nato di recente, in piena crescita, è il miglior compagno di viaggio ideale per uno sport come il padel, che ha avuto la più rapida crescita del secolo. Il padel è uno sport che ha reinventato la sportività proprio come ha fatto il brand Cupra con Formentor. E allora, prima di salutare Bernardo, gli chiediamo quali sono i suoi progetti per il futuro. Di progetti ce ne sono tanti. Purtroppo questo lockdown e questa assenza forzata dai campi da calcio in qualità di allenatore mi ha dato la possibilità anche di portare avanti diversi progetti. E ce n'è qualcuno, uno in particolare, spero potrà prendere piedi a Siena, però per non, siccome da buon sportivo sono anche un po' superstizioso, non voglio anticipare nulla, però Mauro so che ride anche se non è inquadrato, quindi lui sa benissimo che quando questo progetto prenderà vita andrò a bussare alle porte della concessionaria, perché lo vorrò coinvolgere lui e chiaramente anche, se ci sarà la possibilità, anche Cupra. Benissimo Bernardo, allora hai più di un motivo per venire a Siena quando sarà possibile. Ti aspetto, avevo preparato anche un omaggio per te e te lo consegnerò più che volentieri, anche per valutare insieme a te questo progetto che sai che condivido benissimo. Sarà anche un'occasione fantastica per farti provare la Formentor, visto che me l'hai chiesto diverse volte, sarò ben lieto di accompagnarti e lasciartela anche qualche giorno per un bellissimo test drive. Sono sicuro apprezzerà le performance. Infatti è lì che io arrivavo a parare, perché non pensare di cavartela così con un saluto, mi hai promesso un test drive e la guida della Formentor, quindi io la prima volta che si potrà mi presenterò, busserò alla tua porta e spero tu mi dia le chiavi di un'auto da provare. Ma certo Bernardo, ti aspetto qua a Siena nel nostro Cupra Garage. La chiave eccola qua, ti aspetto. Ciao, a presto. Grazie a voi, un saluto a tutti. Abbiamo un omaggio anche per te, Cristina, per ringraziarti della tua partecipazione. Un omaggio che parla di più al femminile. Ecco, questi sono per te. Ti ringrazio per la presentazione di questa nuova avventura, di questo nuovo progetto di Cupra Formentor, che sicuramente vinceremo tutti insieme. Ma grazie, grazie davvero Mauro, grazie di cuore e ancora grazie a Bernardo Corradi, a Simone, ma soprattutto grazie a tutti voi per averci seguito. Non mi resta che darvi l'appuntamento qui a Tosoni Auto per scoprire e toccare con mano la nuova Cupra Formentor. A presto! Allora, siamo tornati in onda con il Cupra Master Simone Marzuoli. Simone, allora vuoi aggiungere qualcosa? Abbiamo visto tutto l'evento Cupra che è stato mandato in onda prima della pubblicità e che, devo dire, dà la sensazione di una macchina splendida. Nelle due versioni, le versioni sono 1500 e 2000, è corretto? Sì, buongiorno, siamo in diretta ancora dalla Tosoni, dalla Garage Tosoni.
La macchina è disponibile in due motorizzazioni in questo momento, il 1550 cavalli e il 2310 cavalli. Volevo anche avvisarvi che siamo aperti, potete venire in tutta tranquillità a visionare questo gioiello che vedete anche adesso, sarà possibile anche provarla, sono a disposizione per qualsiasi informazione sia telefonica, in videochiamata o direttamente qui al nostro Cupra Garage. Perfetto. Allora Simone, per tutte le necessità potete andare presso il Cupra Garage Tosoni Auto a Isola d'Arbia, vedere, provare la macchina dal vivo, perché sono aperti, d'accordo, e anche una visita virtuale precedente laddove voi decidiate di guardarla da casa. E, vuoi aggiungere qualche altra cosa oppure ci possiamo salutare? Vi aspetto, saluto tutti. Benissimo, grazie mille. Buongiorno. Simone, alla prossima. Ciao a tutti. Alla prossima. Bene. Bene, abbiamo visto questo evento virtuale, ormai siamo nel mondo virtuale. Assolutamente, sì, non tutto. Possiamo fare altro. Però possiamo andare presso la Tosoni Auto in questo caso. La vediamo e la proviamo anche perché è una bella linea, un bel designer. Deve essere una macchina divertente, deve essere soprattutto un SUV interessante. Allora, se io mi sono immaginato in una strada di montagna, quella è una macchina che rimane aderente a terra. Luca, è una macchina per te, dai. È una macchina che potrebbe essere adeguata, cioè, a me. Cioè, sei ancora un ragazzo. Allora, sul ragazzo io ci starei. Poi sei sportivo, no? Certo. Cioè, quella va a comprarla, no? Infatti ci avevo fatto una mezza idea intorno a questa cosa. Ora piano piano, uscendo dal lockdown, quando ritornerò. Vabbè, invece pagare le tasse va a comprare. No, quando ritornerò dopo aver pagato le tasse e comincerò a fare conti su quello che mi avanza, se riuscirò a mettere insieme una somma tale da poter comprare una macchina, va bene. Vabbè, in ogni modo è un bello oggetto. Chi è interessato, vi aspetta Simone alla Tosoni Auto, Isola d'Arbia, e la vede dal vivo e poi può tranquillamente anche fare una prova su strada, così per avere immediatamente quelle che sono le performance di questa bellissima autovettura. Per cui Tosoni Auto, Isola d'Arbia, Cupra, giusto? Esatto, corretto. Allora, ora siamo invece rientrati nella nostra tradizionale trasmissione del mattino, lontani ma vicini, orario tradizionale. Qual 12. Erano le notizie stamattina alle 6, alle 4 e mezzo, alle 5? Ma direi ce n'è una sola dominante in tutti i giornali, telegiornali, TG, eccetera, eccetera, che coinvolge. E io credo che se questa notizia fosse arrivata in un momento diverso rispetto a questo dominato dal coronavirus, avrebbe portato sulle piazze tantissime persone. Purtroppo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Allora, dunque, io credo che Leo abbia trovato nel nostro archivio. Ecco, qui siamo a San Rastrello, Domenico, sì, sì. Lo stadio, il Franchi di Siena, e ci fu questa amichevole. Una amichevole estiva fra il Siena e l'allora Napoli, va bene, dove il Napoli aveva comprato in quell'anno per l'appunto Diego Armando Maradona, e per l'appunto questa fu una sua prestazione. Eccolo, lo vediamo. Esatto. Eccolo là che fa il gioco e tira, tacchete fuori. Eccolo qua. Allora, questa è la notizia che ha dominato le notizie di tutto il mondo. Eccolo. Perché quando ieri è scomparso intorno alle 5 del pomeriggio, automaticamente la notizia si è diffusa a livello globale e ha gettato nello sconforto soprattutto il popolo argentino, che ha dichiarato ben 3 giorni di lutto nazionale, e naturalmente anche Napoli, che era la sua seconda città patria in qualche maniera, e dove i cittadini sono, abbiamo visto le immagini, rigettati sulle piazze, nonostante tutto increduli per la notizia appena ricevuta. E la scomparsa di Diego Maradona. Vediamo Diego abbracciato dagli altri compagni di squadra, capello lungo, questo capello riccio,
E questa fu questa partita giocata qui al Franchi di Siena, esatto. Questa amichevole Napoli-Siena. Probabilmente era in occasione, vorrei un assenso da Leonardo, che lui è il nostro tecnico specialista sul calcio, quando loro erano in fare il ritiro a Castel del Piano. A Badia, non a Castel del Piano, a Badia? A Castel del Piano. Avevi sbagliato, non sei informato, perché il Napoli andava a Castel del Piano. Eri piccino, perfetto. Andava a Castel del Piano e facevano il ritiro lì, e in questa occasione vediamo in campo, nel campo senese, Diego Armando Maradona, un grande, possiamo dire il più grande. E là, nel periodo in cui ha giocato, sicuramente è stato un fantasista eccezionale. E ha giocato per l'appunto anche, terra, vedi? Ha giocato per l'appunto anche insieme a grandi calciatori, no, di quel momento, per, da enumerare per esempio Platini o Van Basten. E devo dire, lui è risultato straordinario, è stato straordinario dentro al campo e fuori dal campo, perché anche fuori dal campo oggettivamente aveva una vita un po' al di là delle righe, ecco. Lei, una domanda, il Siena in quell'anno lì in che categoria Serie era? C2 o C1, perfetto. L'anno era 81-82? 84. 84, benissimo. 84. Allora, grande Diego, grande personaggio, un mito. Sì, un mito mondiale, tra l'altro. E una ho visto Liberazione in Francia che aveva fatto la prima pagina addirittura su questa scomparsa, facendo vedere l'immagine di Maradona con una scritta sotto celeste, per dire in francese è salito nei cieli, ecco, in questo caso. E quindi secondo me abbiamo perso forse un grandissimo mito degli anni 80, che purtroppo è andato a scomparire in questo caso. Si giocherà a pallone insieme a altri miti, a George Best per esempio, che potrebbe essere in qualche maniera assimilabile per certi versi, perché anche lì lo stravizio, tutto quello che le esagerazioni che in qualche maniera facevano da correre da questi grandissimi di questi periodi storici diversi, però hanno lasciato forse una traccia incredibile sulle persone. E poi molti di questi personaggi che hanno raggiunto grandissimi livelli in discipline sportive o in altre attività di carattere anche artistico, poi hanno molti di loro hanno un epilogo brutto, cioè, a un certo punto dalle stelle alle stalle, perché la malattia più grande di questo secolo scorso, se non altro ma anche di questo, è sicuramente la droga, d'accordo, e quindi di conseguenza la vicinanza, fama, no? E droga, sì. Sono molto vicine, e quindi questa cosa in qualche maniera ci fa apparire il personaggio in maniera malevola, ma non deve essere immaginato in questo caso così, ecco, perché ha fatto stare bene oggettivamente milioni di persone facendo uno sport, il calcio, popolare, così popolare da poter dare in qualche maniera una speranza anche da ragazzini, a dei ragazzini che nella periferia di Napoli per esempio, o anche di Buenos Aires in questo caso, non hanno speranze, tranne quelle di poter un giorno sfondare come ha fatto lui. E quindi di conseguenza diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamogli tutto l'onore possibile che ha avuto, perché oggettivamente personaggi di questo livello ce n'è uno ogni tanto e basta. Ma poi, così un attimo anche per farne una considerazione, logicamente hanno degli eccessi derivanti forse dal periodo di vita
quando sono bambini, c'è una vita di privazioni. Probabilmente, ma le privazioni danno il via a un'accelerazione su voglio tutto, ecco, voglio il pane col prosciutto, ma voglio anche tutto il resto, cioè non si accontentano più, probabilmente c'è anche questo, una delle frasi di Best più importanti, poi lasciamo spazio alla pubblicità, è stato spesso una ricchezza in donne, motori e alcol, e il resto lo sperperato. Cioè, quindi ecco, la frase di Best deve essere un po' esemplare in questo caso per questi personaggi che in qualche maniera si sono trovati una ricchezza improvvisa fra le mani e non l'hanno gestita nella maniera migliore possibile, però si nasconde dietro a questi gesti talvolta tanti piccoli esempi anche magari non pubblicizzati dove la dazione verso i poveri c'è stata, ecco. Una cosa molto bella che raccontavano un po' tutti i vari notiziari ieri, che lui in questo momento aveva espresso un desiderio di rimettere insieme tutta la famiglia, siccome ha qualche figlio un po' sparso a destra e a sinistra, e allora aveva questo desiderio di dire, beh, che è bello, no? È una assolutamente, cosa di assolutamente, grande, perché poi alla fine lui amore. Alla fine lui è una persona con dei sentimenti umani molto forti, ecco, questa era l'umanità di Diego Armando Maradona, andava al di là di quello che era il vizio o i vizi, insomma, che aveva, e quindi di conseguenza, ecco, onore, tanto onore a Diego Armando Maradona. Allora, la pubblicità. Allora, lontani ma vicini, vicini ma lontani. Si va a Follonica. Andiamo a Follonica, vai. Da dove si passa? Da Prata. Da Prata, si passa da Prata. Più bello. Allora, Patrizio, buongiorno. Buongiorno Canale 3, buongiorno da Follonica, anche se oggi non è proprio una giornata splendida. La temperatura non si è abbassata, siamo sempre intorno ai 15 gradi, però è una giornata coperta, nuvolosa, grigia, comunque va bene anche così, ecco, considerando che nell'entroterra ci sono temperature molto più basse. Sì, noi siamo Facendo il punto sulla pandemia, si può dire che continuiamo sulle note positive degli ultimi giorni, perché per il terzo giorno consecutivo il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi casi. E l'ultimo report delle ultime 24 ore parla di 28 guariti e 22 nuovi casi, quindi è una curva che lentamente, gradatamente sta scendendo, però ecco, è importante che il trend sia positivo. Anche per quanto riguarda i ricoveri all'ospedale a Grosseto, alla Misericordia, altri 3 casi in meno a malattie infettive, sicché siamo scesi ad un totale di 86, restano stabili 14 a terapia intensiva, a malattie infettive siamo a 72. Purtroppo ci sono ancora decessi, sono stati 2, di cui uno è una persona molto conosciuta sul Monte Amiata, perché è uno storico del Monte Amiata, soprattutto di Arcidosso, di questa zona, diciamo, della Maremma grossetana. Francesco Vardelli, che ha scritto, fate conto, un paio di volumi soltanto su Davide Lazzaretti. Qui apro e chiudo un piccolo capitolo, cioè c'è questa storia di questo eretico del Monte Amiata, ovvero anche la provincia di Grosseto ha il suo eretico entrato nella storia, come Siena, con personaggi più importanti come Ochino, Fratelli Leole e Fausto Sozzini. Ecco, anche l'Amiata, il grossetano, ha un suo filone di eresia con Davide Lazzaretti. Ora, i nostri, diciamo, i senesi erano del 500, Davide Lazzaretti è del 1800, però ecco, anche qui c'è stato un filone di libero pensiero che si è schierato contro un certo tipo di Chiesa cattolica. Sì, certo, anche perché in quel momento c'era un po' anche di contestazione a livello culturale dell'Ottocento, la contestazione su Pio IX, la concessione o meno della Costituzione, quindi anche la mia nonna addirittura, che era nata nel 1901, continuava con questo retaggio antico e veniva dalla Val di Chiana, la mia nonna, e aveva queste espressioni contro Pio IX. Cioè, c'era questo... C'era nella Vulgata, sì, per via della Costituzione, non aver concesso la Costituzione. Questo era importante a livello
era molto sentita a livello popolare evidentemente, e aveva un tralascio non solo romano ma anche, diciamo, internazionale, visto che l'Italia era composta da tanti staterelli. E quello che avviene nel Monte Amiata poi di fatto è quell'eresia, definiamola, che poi è abbastanza, come dire, borderline come concetto, non è uguale alla contestazione vera e propria che c'era a livello cinquecentesco a Siena. Quella di quel periodo è più associabile forse a livello di importanza a Lutero, a Calvino, a altri movimenti internazionali che si agitavano nell'Europa cinquecentesca. Quella dell'Ottocento forse è più blanda come cosa, ecco. Sì, certo. Siamo certo su un altro livello di cultura, perché appunto Davide Lazzaretti era una persona di cultura piuttosto modesta. Lui, diciamo, ebbe e continua ad avere ancora dei seguaci sul Monte Amiata, e lui appunto, tra virgolette, predicò contro il potere temporale della Chiesa, un ritorno alla povertà, un carattere simile, ma con, diciamo, nelle dovute, fatte le dovute proporzioni, con San Francesco, ecco, nel senso che voleva riportare la Chiesa alle origini più trasparenti e più umile, e poi diventò un martire perché appunto durante una processione ci furono degli scontri con i carabinieri, lui fu ucciso, furono sparati alcuni colpi di fucile, sicché lui diventò praticamente un martire, e questo, tra virgolette, martirio ha dato origine appunto a questa setta, la setta Giuris Davidica, che tra l'altro è stata una delle prime ad entrare nella dichiarazione dei redditi, nel senso che si possono fare appunto delle donazioni del 5 per 1000. Sì, davvero, sì, è stata una delle prime chiese, diciamo, a cui lo Stato italiano ha dato questa possibilità di poter fare delle donazioni. Scusa questa breve parentesi, ritorno un attimo sul discorso della pandemia, perché appunto un piccolo focolaio continua a esistere su un'altra RSA, è quella di Roccastrada, ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, e la fotografia al momento è di 35 su 74 degenti che sono stati colpiti dal Covid, più 10 dipendenti di questa RSA. Ecco, ci sono unite, si sono aggiunte altre piccole unità, una cifra, nelle ultime 24 ore, e la fotografia al momento è questa, ecco, 35 su 74 degenti più 10 dipendenti di questa RSA di Roccastrada. Patrizio, ho visto le fotografie che ci hai mandato, no, non c'è nessuno a giro, Sì, pochissime persone, ecco, io ho fatto come contributo questo tratto di strada che va dall'abitazione fino all'edicola, che è lungo la litoranea, lo faccio lungo la strada, lo faccio lungo la spiaggia. Sono pochissime persone, cioè si parla di unità, non di decine di persone che sono fuori. Anche nelle vie del centro storico, con i negozi praticamente chiusi al 90%, sono pochissime, sono poche persone che vanno a prendere il caffè da sport, la colazione da sport, oppure davanti alle banche, ecco. Però, come potete vedere, ecco, dalle foto e dalle immagini, sono pochissime le persone che stazionano nelle strade. Senti, Patrizio, tornando invece alla RSA, quindi dobbiamo aggiungere a quella di Roselle, di Casal di Pari e di Follonica anche questa di Roccastrada. Sì, c'è anche questa di Roccastrada che, diciamo, aveva iniziato il virus piuttosto in sordina, ma poi giorno dopo giorno, con aumenti, diciamo, quasi giornalieri di piccole unità, ecco, siamo arrivati a quasi la metà. Sono, ti dicevo, ma ecco, 30... di questa gente, cioè, questa gente è rimasta dentro alla struttura, che è diventata una struttura Covid a questo punto, o no? A questo punto credo di sì. Ora non c'è un comunicato ufficiale dell'ASL, ma credo che a questo punto abbia tutti i crismi e i parametri per diventare una struttura Covid, ovvero con il personale sanitario dell'ASL che in prima persona prende la gestione di tutta questa struttura, che
è più grande, praticamente il doppio di questa di Folloni. Ecco, però nessuno di questi ammalati è andato a affollare i reparti dell'ospedale di Grosseto. Sì, al momento risulta, appunto, sono addirittura in diminuzione i reparti di area Covid a Grosseto. Ecco, ora parliamo di questo. Allora, andiamo a vedere quanti, cioè abbiamo detto che i guariti sono. Allora, al momento il totale dei ricoverati sono 86, di cui 72 malattie infettive e 14 in terapia intensiva, cioè sono i numeri più bassi per quanto riguarda la Toscana, l'ASL della Toscana Sud-Est, perché a Siena ho visto che c'è stata una diminuzione, anche se di una sola unità, sono 99, e sì, a Arezzo, sì, anche lì piccola diminuzione, sono 139, quindi Grosseto continua a avere i numeri minimi sia per quanto riguarda i contagi sia per quanto riguarda i ricoverati. Ecco, quindi nessuno in più di fatto rispetto ai giorni scorsi. Sono in meno, già rispetto da ieri a oggi, nelle ultime 24 ore sono diminuiti di altri 3, sono da 89 sono a 86. Allora, io volevo arrivare a fare un ragionamento su questa cosa, no? Se piano c'è la pubblicità, c'è la pubblicità. Patrizio, rimani lì, facciamo passare la pubblicità. Andare in pubblicità. Patrizio, dove sarà rimasti con la discussione? Siamo rimasti parlando di Covid, del caso di Roccastrada, che appunto è diventato un nuovo focolaio. Però la situazione è sotto controllo, come quella di Follonica, perché non ci sono ricoverati, addirittura appunto contavamo che sono diminuiti i ricoverati in provincia di Grosseto da 89 a 86 nelle ultime 24 ore, e di cui appunto questi 3 sono diminuiti a malattie infettive, mentre restano stabili 14 a terapia. Ecco, allora io volevo arrivare, prima di andare poi a ritrattare un po' la storia del giorno, cioè volevo arrivare a ragionare su questa cosa, volevo sapere da te, ma la gente, no, con cui magari scambierai qualche parola, mi immagino, durante l'arco della giornata lì a Follonica, sta già riflettendo sul fatto che la prossima settimana potremo cambiare colore? Perché secondo me, se i numeri continuano a essere molto bassi e la riflessione ci deve essere è questa, che i numeri sono bassi perché abbiamo tenuto un atteggiamento sociale molto deciso e molto forte, d'accordo? Allora, se noi ci comportiamo bene, se tutti quanti si vanno a comportare bene nei prossimi giorni, secondo me non vedo per quale motivo non si debba cambiare colore, non si debba tornare verso l'arancione come minimo, o se non il giallo addirittura, perché i numeri sono da giallo a questo punto, io credo, ecco. I numeri effettivamente, anche l'indice calcolato ieri appunto guardando il numero dei tamponi e il numero dei nuovi casi, l'indice effettivamente danno una fotografia di un declassamento della diffusione del contagio. Io appunto stamani, come stavi dicendo te, ho parlato con delle persone, sono andato in un bar a prendere da asporto il caffè, un bar che avevo visto prima di uscire di casa, che era aperto su Facebook. Infatti ho parlato con i titolari, mi hanno detto: noi siamo stati chiusi 2 settimane, ma a questo punto abbiamo deciso di riaprire perché non è possibile sostenere questa situazione, perché le spese vanno avanti comunque e noi, anche se sappiamo che è rischioso dal punto di vista economico, ma abbiamo necessità di riaprire in tutti i modi, e le speranze che hanno, che appunto se ne parlava anche con i titolari, con le persone che fuori prendevano il caffè da asporto, è che dalla prossima settimana perlomeno ad arancione ci sono tutte le condizioni, perché anche dal punto di vista economico, che per i commercianti è vita e è sopravvivenza a questo punto, perché è impossibile poter
in questo modo continuare a tenere tutto chiuso quando le cifre e i numeri del contagio ci dicono che si può riaprire. La logica e la razionalità dicono questo alle persone e dicono che è questo, diciamo, il passo prossimo che deve per forza accadere. Ecco, dunque nella provincia di Grosseto c'è anche Castel del Piano, oltre Arcidosso, no? Noi abbiamo fatto vedere prima una partita del Siena al Rastrello con il Napoli, d'accordo, per commemorare la scomparsa di Diego Armando Maradona, ma Castel del Piano, ha detto Franco, c'era il ritiro. Allora, raccontaci tutto, Patrizio. Ecco, sì, in effetti in prima fila, diciamo, in Italia, ovviamente non solo alla Napoli città e alla società di calcio del Napoli, nel ricordo di Diego Maradona, è sicuramente Castel del Piano, perché quando Maradona è arrivato in Italia, i primi piedi su un campo di calcio l'ha messi proprio a Castel del Piano, perché il Napoli era in ritiro a Castel del Piano nell'agosto del 1984. Ricordo anche, appunto, che una volta il Montamiasa, non solo Castel del Piano ma anche Abbadia, erano mete preferite delle società di calcio per i ritiri estivi, no? E il Napoli di Marchesi, dell'allenatore Marchesi, era in ritiro a Castel del Piano e fu un evento storico straordinario il fatto dell'arrivo di Maradona, tant'è che la prima partita amichevole fu effettuata proprio il 2 d'agosto del 1984, e c'era Maradona che non capiva e non parlava una parola di italiano, e diciamo da interprete c'era Diego Bertoni, l'altro argentino che era nel Napoli, che faceva, diciamo, da traduttore, da interprete a Maradona. E a Castel del Piano Maradona, appunto, c'è un ricordo proprio oggi sulla Nazione di Grosseto di Corrado Corsini, il giocatore che racconta che non dormì la notte precedente, fece la notte in bianco, perché gli fu detto che era lui che doveva marcare Maradona. Arrivarono, furono contati 7.000 spettatori arrivati da Napoli a vedere l'esordio, e per diversi giorni, appunto, migliaia di tifosi del Napoli, soprattutto da Napoli ma anche dal resto d'Italia, stettero a Castel del Piano e nei dintorni del Montamiata proprio per assistere agli allenamenti del Pibe Oro. È un evento che è rimasto nella storia, perché sono tantissimi gli amiatini, gli abitanti di Castel del Piano, e si ricordano di questo periodo di ritiro del Napoli con Maradona. Ecco, questo per andare a sottolineare di nuovo il fatto, no, che allora, io ho seguito un po' la discussione, anche stupida secondo il mio punto di vista, che si è sviluppata sui social, dove viene rimarcato il fatto della droga, delle prostitute, delle ragazze squiglio, la vita dissoluta. Ma la vita dissoluta alla fine l'ha fatta per sé, lui in prima persona, dice non è stato un esempio. Invece lui è stato un grosso esempio, secondo il mio punto di vista, per tutti quei ragazzini che, io ho detto prima, nelle periferie di Napoli o di Buenos Aires volevano provare a riscattare se stessi da una vita che, posso garantire, non era bellissima in quelle due città negli anni 80, alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80. Quindi, di conseguenza, secondo me lui ha fatto tanto, ha fatto veramente di più di quello che è il cattivo esempio che tanti censori odierni vogliono presentarci e portarci avanti. Te che ne pensi di questo? Beh, lui ha rappresentato quello che si può dire un riscatto del sud di tutto il mondo, che venendo dall'Argentina è diventato, cioè, un personaggio di livello universale, un'immagine, un esempio nel campo di calcio unico al mondo, di un sud del mondo che si riscatta dal punto di vista sportivo, un sud del mondo ma anche un sud dell'Italia, perché Napoli ha conosciuto un'epoca
che potremmo dire irripetibile da parte di una città del sud che si è infiammata e è vissuta di fronte a questo personaggio che nel bene e nel campo di calcio, non certo come esempio al di fuori del campo di calcio da mostrare, però è stato un personaggio genio e sregolatezza che ha portato Napoli e il calcio a un livello che forse non verrà mai più raggiunto, un esempio di riscatto dal punto di vista umano e dal punto di vista sportivo, come lo può essere stato in un altro campo di sport, come è stato Mennea, che dal sud, da Barletta, è esploso a diventare primatista mondiale e campione olimpionico. Sono due esempi su piani non paralleli, però due esempi di riscatto dal punto di vista umano. Io volevo ho citato prima George Best, ma per caso ora sono andato a ricercare e ho notato una cosa incredibile, che George Best muore il 25 novembre del 2005 e ieri era il 25 novembre del 2020 e scompare Diego Armando Maradona. Vuol dire che c'è questa data nel mezzo che è clamorosa, è terribile per chi è sportivo e, come ha detto te, genio e sregolatezza. Ovviamente sono casualità che nella storia si ripetono, però effettivamente sono casualità che lasciano per certi versi un'impressione su come anche si muove la storia degli eventi che incidono nella storia del mondo. Bene, ora chiaramente tutti ci facciamo partecipi del grande affetto verso Diego Armando Maradona, però io vorrei ora ritornare alle notizie, Patrizio. Le notizie del comune. Allora, il comune che cosa ha detto? Allora, ci sono delle notizie, andiamo sulle finanze e sulle cose che toccano da vicino il cittadino, gli abitanti, i residenti e anche i non residenti. Posso riportare due notizie che riguardano sia la città di Grosseto che quella di Follonica. Allora, per quanto riguarda Grosseto, il comune ha fatto i conti e si è accorto di avere 2,5 milioni di incassi per quanto riguarda le multe, e queste multe hanno una destinazione certa e sicura, quello di fare opere che riguardano le strade. Quindi sia la città di Grosseto che le frazioni di Marina di Grosseto e di Principina, appunto località balneari frequentate anche da tanti senesi, saranno dotate di opere di ristrutturazione e di look sulle strade, ovvero piste ciclabili e punti. Per quanto riguarda la città di Follonica, dove altrettanti e molti più senesi sono proprietari di abitazioni oppure frequentano la città per le loro vacanze, c'è una proposta sul tavolo della giunta comunale presentata dall'assessore ai lavori pubblici, che ne discuterà nelle prossime settimane, ovvero di anche a Follonica di introdurre la tassa di soggiorno per chi affitta le seconde case durante il periodo estivo. È una tassa di soggiorno che è già presente in altri comuni limitrofi, tipo Castiglione della Pescaia, Piombino. L'intenzione della giunta comunale di Follonica è quella di introdurre anche a Follonica la tassa di soggiorno che verrà utilizzata per opere pubbliche, ovvero di abbellimento dei giardini, di ponti, oppure sulle spiagge. Per ora questa è un'idea che andrà a essere discussa nella prossima giunta comunale. Io mi sto chiedendo però, da cittadino, no? Visto che le contribuzioni verso i comuni arrivano già direttamente dal gettito fiscale della IMU, anche la IMU evidentemente non è più sufficiente a sovvenzionare i lavori pubblici, perché se si vanno a ricercare anche i soldi della tassa di soggiorno, vuol dire che da qualche parte si va a raschiare il barile. Esatto, si rasca il barile. Come mai secondo te le amministrazioni comunali non ce la fanno neppure con il gettito IMU, che secondo me dovrebbe essere anche abbastanza sostanzioso? Non ce la fanno perché allora, ricordiamo che Follonica è una città di 22-23 mila abitanti, ma
l'estensione e i servizi che significano pulizia, manutenzione, gestione del verde deve riguardare una città che contiene 90.000 persone, perché questi sono i numeri effettivi delle presenze di luglio e agosto, ovvero ci sono strade, chilometri di strade e metri quadrati di verde per una città che è quasi il doppio di Siena, perché Siena ha 54.000 abitanti come comune. Qui deve essere gestita una manutenzione, una gestione di una città che contiene 90.000 abitanti, perché questo è il potenziale di estensione di questa città. Siamo d'accordo, però quindi, sono tutte seconde case, devo dire, e quindi sono tutte soggette a IMU, a differenza di quello che te dici, la contribuzione dei 20.000 residenti non va verso questo tipo di l'IMU. Capito? Cioè l'IMU non viene pagata nella prima casa e viene pagata invece da tutti quelli che possiedono la seconda casa, e quindi di conseguenza esatto, e vengo a chiedere, ma per quale motivo si deve anche cercare la tassa di soggiorno, visto che sono tutte seconde case, c'è la pubblicità. Perché non le finanze del comune non ce la fanno. Benissimo, perfetto. L'abbiamo assunto, grazie. Patrizio, a domani. A domani, Patrizio, un saluto. Domani è venerdì, per cui ci darà le notizie. Seguimi. Del ciao. Pre-weekend. Ciao, a domani, Patrizio, ciao. Buona giornata, pubblicità. Bene, abbiamo così avuto le notizie dalla costa e ora invece abbiamo le notizie del meteo. Possiamo andare con il meteo dell'AMA. Saluto dalla sala meteo del consorzio LAMA. Le immagini del satellite mostrano buona parte dell'Europa sgombra da nubi, salvo la presenza di nubi basse al momento, soprattutto sul Tirreno e il Mar Ligure. Interessano anche parte della nostra regione. Per quanto riguarda il resto della giornata di oggi, giovedì, transito di nubi in prevalenza alta e poi nel corso della serata aumento delle nubi lungo la costa e in arcipelago, sospinte dall'aumento dei venti di scirocco sul mare. Temperature nei valori massimi quest'oggi senza variazione di lievi, circa 13-15 gradi. Per domani atteso un modesto peggioramento, un cielo generalmente nuvoloso sia al mattino che soprattutto al pomeriggio su tutta la regione, e precipitazioni in prevalenza lungo la fascia costiera, più frequenti e probabili nella seconda parte della giornata. Aumentano anche i venti di scirocco, aumento del moto ondoso fino a mare mosso o molto mosso, le temperature minime in leggera aumento, massime stazionarie. Direi che con questo è tutto, grazie dell'attenzione. Bene, abbiamo visto che è girato il vento dal Grecale, che è stato con noi diversi giorni, anche nella settimana scorsa, si torna allo scirocco, vento del sud, più caldo. Speriamo che il tempo non vari verso la pioggia, ecco, in realtà, perché sostanzialmente è quello poi il problema. Esatto. Se il clima rimane freddo e asciutto va bene, ecco, non è un problema. Allora, facciamo, Leo, gentilmente un po' lettura di rassegna stampa. Vediamo oggi alcune testate dei quotidiani italiani, come sono uscite, quali sono le notizie di fondo, quelle più importanti. Rassegna stampa. Ecco. Allora, comincio già ad arrivare, ecco. Sì allo scostamento di bilancio, Camera ok, quasi unanime. Tanto paga pantalone. Paga pantalone, per si cui, sposta il bilancio. Sì, no, si sposta il bilancio, arrivederci e grazie. Tanto chi è che paga? Noi. Ah, ecco. Allora, scorriamo un po', Leo, grazie. Ecco, il mondo piange Maradona, in migliaia alla Camera Ardente. Infatti alla Casa Rosada a Buenos Aires c'è già la bara con all'interno Diego Armando Maradona, e c'è veramente un continuo
percorso di persone che desiderano andare a dare l'ultimo saluto, e l'Argentina ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, il ferro esposto alla Casa Rosada. Beh, questa è la notizia del giorno, si è detto. Napoli ricorda il suo campione, intitoliamogli lo stadio. Sì, infatti allora lo stadio dal San Paolo dovrebbe cambiare in stadio, Diego Armando Maradona. E questa, poi scorriamo, brutta notizia, uccide la compagna a coltellate, la legale rinuncia all'incarico. Il femminicidio è avvenuto la notte scorsa a Rovereto, in Piano, provincia di Pordenone. L'omicidio aveva ancora le mani sporche di sangue quando si è costituito. 2 bambini della coppia erano dai nonni al momento della tragedia. Ieri altri 2 casi, uno nel Padovano e l'altro in Calabria. Insomma, sta storiella di ammazzare donne continua e soprattutto questo periodo l'abbiamo stabilito anche un po' con Erika, che oggi non c'è ma ci sarà di nuovo domani lo chiediamo di nuovo. Noi ci troviamo di fronte con il lockdown a delle estremizzazioni di tutti i tipi. L'estremizzazione della relazione umana, per esempio, è sicura e evidente, perché già era molto critica senza il lockdown, con il lockdown ha fatto traboccare il vaso, diciamo così, la questione. E devo dire che la violenza sulle donne, purtroppo, ahi noi, è un qualcosa che deve finire, perché è troppo evidente. È troppo evidente, in questo momento qui è troppo chiaro che ci sia un eccesso nei confronti del sesso opposto, che non hanno le possibilità di difendersi. Ecco, cerchiamo di portare rispetto. 16:32. E qui c'è Franco che deve comunicare qualcosa. Purtroppo capita anche questo. Va bene, allora noi andiamo avanti a questo punto, vediamo anche un altro titolo, un altro giornale, va? Vediamo un po' che cosa ci dice, che cos'è ora questo, che cos'è Repubblica, Sole 24 Ore, che cos'è questo? Repubblica, allora, scostamento di bilancio, tutto il centrodestra vota sì, Conte ringrazia, ottimo segnale in un momento difficile. Andiamo, dunque, le firme di Repubblica raccontano Maradona, poi di sotto ancora, vediamo ancora che cosa c'è, Maradona il cielo in un pallone, poi scorri, Maradona è morto per insufficienza cardiaca acuta, l'Argentina si ferma per salutarlo. Tutti i titoli dedicati per l'appunto a questo evento e l'emergenza Covid, invece, queste sono le immagini addirittura che vengono estrapolate diretta della Casa Rosada. Sì, esatto, eccolo qua il feretro che viene salutato, contornato dalla bandiera argentina, che viene salutato dal popolo che passa, praticamente senza soluzione di continuità. Emergenza Covid, ipotesi coprifuoco anche la notte di Natale, cenone tra i conviventi. Insomma, ci hanno rotto le scatole. Allora, ci hanno rotto le scatole. Il virus ci ha rotto le scatole sicuramente. E questa questione delle limitazioni a cui dobbiamo far fronte, purtroppo ci mette in cattivissima, stato d'animo, perché purtroppo ci troviamo di fronte anche al cenone di Natale, la messa, per esempio, ho letto nella locandina della Nazione, che i cittadini chiedono di poter fare la messa alle 20, cioè sono tutte cose che purtroppo, secondo me, hanno si scontrano. Sì, ho capito, si scontra, con quella che è la realtà. Però di fatti, ci sono paesi che hanno un comportamento diverso. Sì, ho capito, però hanno anche virus a 7.000 all'ora. Anche noi ci sa, non è certamente, che non ci sa. Certamente, ce l'abbiamo. E infatti ci facciamo conti, perché poi... Cioè, il fatto cruciale è che se... Ora i contagi si stanno piano piano rassegando in qualche maniera numericamente, però poi ci portano di fronte a dire allora siamo liberi. Non siamo liberi per niente. Assolutamente, ci mancherebbe altro. E questo è il punto cruciale. Se vogliamo provare a lavorare dobbiamo tenere un atteggiamento corretto. Ci vuole la pubblicità ora. È la pubblicità e poi torniamo per
proseguo di lontani ma vicini. Pubblicità. Ecco, allora, tornando al discorso virus, Natale, Capodanno, Epifania, Cenoni, Cenini, Cenette, cioè, però quello che secondo me dovrebbe essere annunciato, cosa si fa fare e cosa non si può fare, perché se no si sta tutti, compro il regalo, compro il coteghino delle lenticchie, sì. Cioè, capito? Oh, ce lo dice, Conte, ce lo deve dire. State in casa, bene, uno sta, sì. Infatti noi ci si stiamo... farà delle tombole virtuali, capito? Ci stiamo attrezzando per stare a casa. I condomini. Ma no, ci sono anche regole all'interno dei condomini, sì. Per cui anche quello lì è un ambiente pericolosissimo, non ci sta rispondendo, sì. Vabbè, ora andiamo avanti. Allora, mi sta scrivendo su WhatsApp, vediamo che cosa mi dice. Perfetto. Per cui significa bisognerebbe avere delle informazioni, dire benissimo. Allora, domani è venerdì, c'è la riunione con tutti gli esperti, con tutti quelli che diranno le loro idee, le loro. E uno ci dice: bene, Natale no, Natale ni, per cui significa puoi comprare qualcosa, ma non troppo. Insomma. A parte gli scherzi, Luca, non si può tenere la gente in una situazione del genere. Anche perché poi... Mentre te parli un attimo, posso portare un numero di telefono di là? Prego, un attimo. Anche perché, secondo me, ecco bellissimo, questo è Castiglione. Ho fatto un passaggio. Della Pescaia, vediamo... E sul telefono questo? L'ingresso del Porto Canale, l'anilile è bagnato, il che significa... deve essere piovuto nella nottata o nella mattinata... E mare super calmo, però c'è queste nuvole come ci ha fatto vedere il tecnico dell'AMA. Sta rientrando, perfetto. E no, te chiama questo numero di telefono, poi ci parlo io. E così, questo siamo a Castiglione della Pescaia, per cui una giornata grigia, anche come ci ha detto il nostro Patrizio, anche a Follone che era uguale. Cioè, io ritorno, cioè ci deve dire. Il pranzo non lo dovete fare, esatto. Né pranzi né cene né niente. Niente, no, non so. Allora, dunque, la notizia invece che io voglio portare oggi, piano piano sto attendendo di poter fare una telefonata, vediamo un po', Skype non siamo riusciti, vediamo invece sul telefono. La notizia di oggi è che in provincia di Siena ci sono altri 3 ristoranti che hanno ricevuto una stella Michelin. Questo è importante. Allora, io sono chiusi, sì, che... sono chiusi e quindi ora parleremo anche di questo argomento. Esatto. E penso che al telefono... ecco, c'è il telefono. Pronto? Sì, buongiorno. Signor Trovato? Sì, Gaetano Trovato. Ristorante Arnolfo, Colle Valdelsa. Complimenti per Arnolfo, benissimo ristorante, io ci sono stato qualche volta, devo dire, di grande grazie. Livello, e poi meritate le stelle della Michelin. Allora, dunque, intanto per cominciare ho portato questa notizia, per iniziare, che è stata riportata e battuta anche da tutti i giornali locali, che alcuni ristoranti, 3 ristoranti in provincia di Siena hanno ricevuto le stelle Michelin. Allora, qual è l'importanza? Intanto chiedo a voi, perché siete il ristorante forse più antico e ha ricevuto delle stelle Michelin in provincia, no? Qual è l'importanza delle stelle Michelin per un ristorante? Ma allora, il riconoscimento chiaramente è un riconoscimento ambito a livello internazionale, quindi porta anche un po' di clientela internazionale, visto che la nostra provincia è battuta dal turismo da aprile a ottobre in modo particolare, è chiaro che c'è un filo conduttore e un valore aggiunto per la qualità che uno porta avanti, ecco, questo è fondamentale. Io le ricordo che sono stato uno dei primi a avere la stella Michelin nel 1986, esatto. Dal 99 abbiamo le 2 stelle e sono sempre state confermate. Ma nel 2000 la seconda provincia più stellata era proprio la provincia di Siena, perché contava ben 12 stelle Michelin e 2 stelle che era la nostra. Chiaramente ci sono impegni da portare avanti per mantenerle, quindi ci vuole la costanza, l'equilibrio e questo ci dà
un onore, perché i giovani a volte non sono sempre, non hanno questa costanza di equilibrio, di portare avanti questa forza, perché è chiaro che bisogna essere tutti i giorni ad alto livello, cioè non è che puoi dare un giorno una cucina stellata e il secondo giorno perché sei stanco, perché non hai voglia, non puoi. Questo è l'equilibrio che dicevo, intendevo sì, io. Ecco. È anche un forte impegno a livello finanziario, cioè nel senso di. L'economia, secondo me, non è fondamentale. È chiaro che non ci si può presentare. Ci sono anche state dei ristoranti, ne metto uno, quella di Elena, che Elena è la Bottega Nova o l'Asinello, che sono ristoranti di campagna che hanno un investimento economico meno importante che un grande ristorante dove c'è la qualità di certi prodotti, dai piatti all'argenteria, al cristallo, eccetera. Chiaramente ci sono impegni meno importanti, però secondo me è la materia prima. Oggi si può fare una grande cucina senza spreco, quindi utilizzando tutto, e questo è il futuro, che bisogna stare attenti all'ecosostenibilità dei prodotti che trattiamo e soprattutto la filiera corta. Quindi accattivarsi il contesto degli artigiani locali, quindi proporre, perché chi meglio dello chef che ha l'orto vicino anziché il contadino che gli porta le verdure oppure il macellaio, eccetera. Sono tutti componenti che fanno un attimino risparmiare, questo è fondamentale, e soprattutto esaltano il prodotto del territorio, che è quello che il turista internazionale cerca. Ora io non so se posso farlo con la regia, però c'ho anche su Skype il sindaco di Colle Valdelsa che si è appena connesso. Buongiorno Alessandro. Lui mi sente di certo, non so se riusciamo a mettere insieme anche questa telefonata, quella via Skype. Aspetta, stanno sistemando la regia. Ecco. Di girare il telefono. Gira il telefono Alessandro, fai l'orizzontale. Con la rotazione, eccolo. Tornando al proprietario del ristorante Arnolfo, quanto incide la cantina sull'analisi delle stelle Michelin? Ma allora, la cantina ci deve essere intanto il presente il territorio. Noi siamo fortunati perché abbiamo la prima DOP d'Italia, che è la Vernaccia di San Gimignano, poi c'è il Chianti Classico, il Vino Nobile, il Brunello e i Super Tuscani. Per non parlare poi delle nuove. Le nuove di OCG, che sono anche l'Orcia, per esempio, che si è presentata da poco. L'Orcia, oppure c'è un'offerta importante, basta selezionare, secondo me, iniziando con questi prodotti, selezionare anche i giovani produttori, quindi diamo una mano anche ai piccoli produttori, senza trattare solo vini blasonati che hanno dei costi importanti, e poi c'è il vino fermo in cantina che immobilizza un capitale. Esatto. Ma il futuro, secondo me, nei prossimi anni ci sarà sicuramente quello da attivare, anche perché i produttori sono talmente tanti, e di accattivarsi, secondo me, la fiducia di alcuni produttori e trovare il conto vendita in cantina, perché è fondamentale, cioè avere le 6 bottiglie per tipologia nella cantina del ristorante e pagarle quando sono vendute. Questo è già un risparmio, secondo me. Vorrei fare una domanda al sindaco, che gestendo un territorio magari si è posto anche lui un quesito. Io vorrei sapere da te a questo punto, Alessandro Donati, sindaco di Colle Valdelsa, qual è secondo te l'importanza di avere nel proprio territorio un ristorante stellato? Perché la riflessione è questa, no? Colle Valdelsa è stato uno dei primi centri a avere il ristorante Arnolfo stellato. Secondo me ha portato a traino, questa è un'opinione mia, una serie di altri ristoranti di grande livello.
un fenomeno di competizione, un fenomeno di tiro, non lo so, però io se guardo Poggi Bonzi o guardo Siena, poi dopo non vedo la stessa quantità di ristoranti di buon livello che c'è a Colle Valdezza in questo frangente. È possibile che ci sia una logica di traino o di competizione in questo senso? Allora, innanzitutto buongiorno a voi e a tutti i telespettatori di Canale 3 e allo chef Trovato, che tra l'altro abita qui vicino al comune, vicinissimo, e quindi ci vediamo spessissimo. Allora, ovviamente non voglio fare paragoni con gli altri centri della Valdezza, ovviamente non è questo l'importante. L'importante è che sicuramente, diciamo, la tradizione enogastronomica, la tradizione gastronomica, la tradizione ristorativa a Colle è una grandissima tradizione che poi ha trovato nel ristorante Arnolfo la sua veramente punta di diamante di livello internazionale. Poi è chiaro che ci sono anche moltissimi altri ristoranti che sono delle punte di diamante conosciutissime a livello regionale, a livello nazionale, però è secondo me, a mio parere, abbastanza chiaro che l'effetto di traino del ristorante Arnolfo sia stato, non per tutti i casi, ma per molti casi, per molti esempi, per molti ristoranti, un punto di riferimento veramente, veramente significativo. Se non erro, ora non mi vorrei sbagliare, ma insomma nel passato, un po' di tempo fa, anche altri chef che ora sono diventati stellati, che magari sono colligiani ma non sono più a Colle, si sono trasferiti, sono attualmente stellati, e quindi questo vuol dire che la scuola è stata una scuola. Nei collegamenti all'estero che abbiamo fatto, mi pare uno forse in giugno, di aver contattato un ristoratore, cioè un cuoco che ha iniziato a lavorare a Colle Valdezza e poi è a Washington in questo momento, un ristorante strepitoso da 400 posti, aperto 24 ore su 24, dove vanno tutti i politici americani a mangiare. Quindi di conseguenza vuol dire che la tradizione culinaria colligiana ha costruito forse grazie alla questione del ristorante Arnolfo un traino per tutto, esatto, il resto, e forse però anche la struttura economica del tuo comune, Alessandro, in questo caso, no? Cioè avere una grossa industria, quella del vetro in questo caso, no? Ha in qualche maniera dato un vantaggio importante a questi ristoranti, e vorrei chiedere un parere su questo anche al proprietario del ristorante Arnolfo, che ci sta sentendo al telefono, se la CALP in qualche maniera in questo caso ha avuto degli effetti collaterali importanti sulla ristorazione. Buongiorno di nuovo a tutti, sono Gaetano Trovato, lo chef e il titolare di Arnolfo Ristorante, ma diciamo che il territorio ha sempre dato grande forza alla ristorazione, e soprattutto le aziende come la CALP, la Vilca, la Colle, eccetera, tutti hanno collaborato sempre con la ristorazione locale. Ovviamente ci sono dei prodotti di eccellenza fatti a mano e dei prodotti fatti a macchina, però ciò non toglie che la qualità sia alta. Dal decanter al cristallo a tavola, noi abbiamo anche collaborato con alcuni titolari di queste aziende per creare degli oggetti appunto adatti alla ristorazione, che poi si sono ampliati a livello nazionale. C'è un raccordo, no? Una via diretta di fatto che nasce dalle imprese del luogo, e il ristorante, sia per quello che riguarda proprio la strumentazione di fatto del ristorante e dei ristoranti più in generale, ma non solo, anche la clientela evidentemente ha avuto, ecco, perché. Su questa clientela, domanda allo chef, qual è l'incidenza degli italiani e percentualmente l'incidenza degli stranieri come clientela? Beh, allora, nel nostro storico chiaramente da aprile a ottobre avevamo, quando l'ultimo report può essere il 2019, prima del Covid, chiaramente siamo al 70% internazionale e il 30% nazionale.
che si è capovolto quest'anno, che era il 30 internazionale o europeo, direi non internazionale, e 70 italiano, perché c'era la voglia di toscanità, cioè la Toscana al di là di tutto è un brand a livello internazionale ma nazionale che piace ed è un territorio battuto e noi dobbiamo far tesoro e divulgare questa grande qualità. Bene, grazie. Allora Alessandro, ce l'avete voi la tassa di soggiorno a Colle Valdelsa? Allora, la tassa di soggiorno c'è ovviamente, ma è molto piccola, molto bassa. È il minimo. La questione che è nata a Follonica, devi sapere, prima avevamo una connessione con il nostro corrispondente a Follonica, il comune di Follonica ha deciso di mettere su la tassa di soggiorno sulle seconde case che vengono affittate nel periodo estivo e diceva che l'uso che ne verrà fatto di questa tassa di soggiorno è dedicato al rifacimento degli spazi verdi e non solo dei lavori pubblici, più in generale anche le spiagge. Voi come la utilizzate nel vostro comune la tassa di soggiorno? Allora, innanzitutto un gettito molto basso, perché come sappiamo Colle purtroppo, diciamo, non è un comune turistico, non è San Gimignano, non è Monteriggioni, non è Siena, ovviamente. Quindi la nostra tradizione è una tradizione industriale, anche se ora ci stiamo muovendo a grandi passi verso, diciamo, una ricerca di un'espansione di questo settore, e chiaramente il ristorante al Norfolk è uno dei protagonisti di questo di questa, chiamiamola, rinascita, anche se, diciamo, è una nascita più che una rinascita di tutto il settore turistico a Colle. Niente, la tassa su, ora non ricordo esattamente il gettito, ma viene sicuramente impiegata per tutta una serie di attività che vengono rivolte alla organizzazione di eventi che servono appunto per la IMU, il gettito IMU. Per i lavori pubblici, chiaramente, no, poi la tassa di soggiorno, ovviamente nel caso nostro è una tassa che può essere utilizzata appunto per scopi di ritorno d'immagine, di ritorno della popolazione, perché per quanto riguarda i lavori pubblici ci vogliono gettiti molto superiori, quindi c'è sicuramente l'IMU, tutte la tassazione sulla, diciamo, sulla parte urbanistica, sulle nuove... Non la multa che ho preso stamattina a Colle, Che ce ne frega! Che ce ne frega, ha preso la multa! A Colle! Lo chef c'è sempre? Pronto? No, non c'è più. È chiuso. No, ci sono. Una domanda, non so se è vero, per cui lei mi può confermare o meno, ma state ristrutturando il locale? No, le dico, è una novità assoluta, che ne può parlare il sindaco, perché io sono più di 10 anni che lavoro in un progetto nuovo, un progetto contemporaneo che sarà un'icona a livello internazionale, ma è fatto ed esclusivamente in una collina di fronte al centro storico di Colle Valdelsa, quindi una location speciale che sarà sicuramente pronta in primavera 2021, salvo altre interruzioni Covid, però è un progetto ambizioso, perché ci saranno 4 cucine e soprattutto fatto per la nuova generazione, quindi sarà il The Frame Arnolfo che guarda il centro storico del 1200. È un progetto completamente nuovo che nasce in questo territorio proprio per dare ancora un input più importante e fare innamorare i ragazzi, i giovani di questo mestiere. Beh, questo è molto bello, anche perché non so se è vero, mi dicevano che è un architetto senese che cura l'intera operazione, o no? È corretto? Lavorando su un qualcosa di veramente straordinario. Va bene, allora se abbiamo detto tutto più o meno oggi. Anche io chiaramente io conosco il progetto, abbiamo parlato tante volte con lo chef trovato e con i suoi collaboratori, stiamo aspettando, purtroppo ci sono stati alcuni ritardi dovuti al Covid, dovuti insomma a alcuni problemi tecnici, ma stiamo aspettando con curiosità e con veramente voglia di scoprire
questo nuovo locale, questa nuova pagina, che chiaramente sarà, noi siamo estremamente fiduciosi, anzi sicuri, e sarà un pezzo importante della nuova Colle. Bravi, bravissimi. Bravissimi a tutte e due. Tutte e due, complimenti. E quando riapriranno i ristoranti, verremo a trovarlo, chef. Grazie, vi aspetto. Aspetto tutti. Grazie. Bene, benissimo, grazie. Buona giornata. Buona giornata. E buon lavoro, arrivederci. Grazie. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, grazie di essere stato con noi. Buona giornata a tutti. La multa. La multa, Alessandro. La multa, dai, la multa la paghi, dai. Che bandiera. Ma il comandante di vigile è rigidissimo su queste cose. Madonna. Anche perché poi che fai? Il ruffiano di questa vera. Ok. Allora, Ciao Alessandro, buona giornata. Ciao Alessandro, grazie. Siamo arrivati forse a fine mattinata, sì, sì. E quindi all'ora di dolce giuridica. Allora, non so se c'è la pubblicità. C'è la pubblicità e poi dopo dolce giuridica. No, si ritorna per lanciare, per salutare, pubblicità e poi ritorniamo per gli ultimi saluti. Va bene. Allora, vicini ma lontani, lontani ma vicini, siamo in chiusura, abbiamo debordato dei 2 minuti, ora c'è Dolce Giuridica, una nuova ricetta, rifacciamo l'appello, ci devi portare biscotti al pistacchio. Ora, o se poi non sono pistocchi, ma se ci porti, che so, una di quelle pietanze prelibate che prepari sempre, Elisabetta, noi ti saremo molto grati in questo caso, anche perché finiamo la trasmissione, dobbiamo mangiare qualcosa, realmente invece dobbiamo nutrirci soltanto un pasto frugale, come dei poveri fraticelli di campagna. Bene, grazie di averci seguito. Ora c'è Dolce Giuridica con una nuova ricetta e poi a seguire rientra Brandano con Cecilia e i suoi ospiti e i suoi servizi. Per cui continua questa lunga mattina di Canale 3 per tenervi compagnia e informarvi su tutte quelle che sono le situazioni. Io spero che Conte ci dica che cosa facciamo a Natale e l'ultimo dell'anno. Io lo voglio sapere, te lo puoi sapere? Ormai vado giornata per giornata. Ti va per giornata? Sì, a questo punto sì. Ah, tanto paga la multa. Arrivederci a domani.